L'ILT è sempre attiva sul territorio e dà una mano a quelle persone che purtroppo sono colpite da queste neoplasie. Sì, è importantissimo in questo periodo perché stiamo vivendo una doppia pandemia, la pandemia da Covid e la pandemia legata alle diagnosi tardive, cioè noi, la prevenzione consente di fare delle diagnosi precoci e consente di guarire e spesso di guarire con interventi molto limitati. Più si fanno diagnosi tardive, più si allontana la possibilità di una guarigione completa e più si allontana la possibilità di fare piccoli interventi. Noi in piena epidemia abbiamo lavorato lo stesso, utilizzando dei sanificatori che riescono quindi a farci lavorare con tranquillità e in sicurezza e abbiamo continuato a fare prevenzione. Ecco, negli anni comunque il melanoma della pelle si è riuscito a curare anche in maniera diversa. Per quanto riguarda la malattia localizzata, con un interessamento linfonodale minimo, c'è la possibilità di fare dei trattamenti adiuvanti che sono sia di terapia immunologica sia di terapia target, che praticamente portano a guarigione il paziente. E anche nella malattia avanzata ci sono dei trattamenti che attualmente guariscono anche il paziente. Sicuramente, l'assessore al comune di Pescara è orgogliosa della solidarietà che questa città, ha portato avanti nell'aiutare la LILT. Sono fiera, sono soddisfatta e sono contenta di aver raggiunto questo obiettivo e quindi, oggi c'è stata la consegna di questo strumento alla LILT da parte dell'associazione e devo dire che è stata una notte magica sotto tutti gli aspetti, magica perché c'era questa magia, questi artisti che si sono, espressi sul palco e magica perché alla fine siamo riusciti ad acquistare questo dermatoscopio e quindi a raggiungere un obiettivo fondamentale.